a bella bro. Sei dietro di me? E mi stai seguendo tutto il... Quindi suppongo che... Oh mamma mia! Ma posso spaventarmi per le tende? Sì, sono più veloce se mi accovaccio, incredibile. va bene lo stesso. Welcome back. I've prepared some jobs for you. Che welcome back? Ma chi ti conosce? Ma chi cazzo sei? Maledetto. Ehi hey, gente, questo è il primo sul canale con questo nuovo video. Oggi ragazzi mi è venuta la fissa di Phasmophobia, in quanto è un gioco che ho visto abbastanza annunciato sulla mia bacheca Steam, visto che c'è l'Halloween evento del 2023. E niente, dovrebbe essere concettualmente abbastanza simile a Demonologist, ed è strano che abbia portato Demonologist ma non Phasmophobia, anzi, in quanto Demonologist è un copia incolla di Phasmophobia. Ma niente, eccomi qua a rifarmi, portandomi anche a Phasmophobia. Concettualmente, ripeto, dovrebbe essere abbastanza simile a Demonologist, quindi dovrei riuscire a cavarmela, se non per i vari controlli e le piccole chicche che diversificano i due giochi. E niente, siamo qui con l'evento di Halloween 2023, nel quale entra in un qualsiasi luogo che ha a che fare con... che ha un pumpkin sticker. Ah, eccoli qua i luoghi, ok. Questo qua, beh, sono livello 1, quindi devo ancora capire come funziona. Trova la ricetta per gli ingredienti trovata nella Pumpkin Mouth. Ah! Una volta che conoscerai l'intera ricetta, vai a Maple Lodge Campsite. Oddio! Cosa? Devo andare a raccogliere in ogni mappa? Ma io non ne ho, le ho tutte bloccate praticamente. A meno che non riesca a trovarle tutte nella stessa mappa è un pochino tosto. Oh! Un paradiso! Mamma mia, questa sembra una pistola, però non credo che sia una pistola. Questo è un termometro, quello per le fronti, che ci usavano durante tutta la pandemia. Dio mio, probabilmente... No, quasi certamente non so come si utilizzi il 99% di questa roba, però lo scopriremo in qualche modo. Beh, forse il crocifisso so a cosa serve. Deus Vult! Vade retro, bestia, vade retro! E niente, tanta roba, purtroppo io credo che non ne abbia neanche la metà, ma direi di iniziare subito con una mappa. Credo si selezioni da qui. No, non mi fa far niente, credo si selezioni da qui. Che bella signora, no no no! Rimettimi la bella signora, mi piace. Simpaticissima. Allora, Daily Task, trova il tipo di fantasma, raggiungi 0 di sanità. Oh mio Dio, non credo che sia sano. Io pensavo che a 0 di sanità morissi. Però, in quanto pare, probabilmente è come Demonologist. Scusate se sono uscito così tante volte, ma teoricamente minore la sanità, maggiore la persecuzione da parte dei fantasmi. Trova l'osso, 0 su 3. Sopravvivi solo con gli oggetti iniziali, alla grande. Training. Per chi mi hai preso, Frank? Single player... Difficoltà? No, no, non ti permettermi di darmi dello scarso. Ok, tutto il resto è bloccato. Mi sa che dovrò iniziare con Amateur. Cosa? Insanity. Pazzia. Pazzia. Non fa per me, a quanto pare. Si blocca a livello 40, però a quanto pare posso mettere solo Amateur. Questo Amateur devo ancora conoscere, non so chi sia. Equipment list. Questo sarà l'equipaggiamento iniziale. Beh, ovviamente fa cacare. Vedo headgear, crocifisso. Crocifisso mi servirebbe, però non so come si acquisti. Ah, forse qua? Ok, qui c'è... Oddio, mi hanno finanziato bene, vedo. La chiappa fantasmi, meno finanziato della storia. $0, diciamo che sono un libero professionista. Un imprenditore privato. Questo è l'equipaggiamento iniziale, suppongo. Questo sembrerebbe un glow stick ultravioletto. Questo è un termometro. Questa, suppongo sia una radio per parlare con i non morti. Questo è tipo il quadro, suppongo, per far scrivere al fantasma sopra. O per prendere appunti, devo ancora capire. Questo probabilmente sembra più che altro un Geiger, un rilevatore Geiger. Quindi probabilmente per rilevare gli impulsi dei fantasmi. Questo non ha più pallida idea di cosa sia, credo sia una torcia. Però la torcia la vedo anche qui. Cos'è una torcia extra figa? Devo capire cos'è sta roba. Ok, per selezionare la mappa... Oh, di qua, immaginavo. Ok, posso scegliere solo questa o queste due? Ah, facciamo questa. Questo cos'è? 11? Ah, ok, immagino sia 11 stanze e 2 piani. Questo 28 stanze e 3 piani. Questo 2 piani, 29 stanze. Iniziamo con qualcosa di semplice, perciò. 6 Tanglewood Drive. Andiamo. Ready up. Starto. È un bel gioco, no? Perché ho visto qualche short qua e là, è un po' come acchiappa fantasmi privato che dovrà identificare il tipo di fantasma e compiere le varie missioni. Non credo per esorcizzarlo, ma comunque per
metterlo in pace. Non lo so, su Demonologist lo dovevi esorcizzare, era molto carino. Qua non lo so onestamente che cosa sia, però comprende la stessa logica. Devo indagare con i miei vari strumenti e inserire le varie prove, le varie... Che hai detto? Probabilmente non c'è pericolo, ma fai attenzione. Non mi dici di fare attenzione se probabilmente non c'è alcun pericolo. Move, swap camera. Move. No, non mi fa niente. Keyboard, toggle night vision. Ah, ok. Ah, ma c'è una sola videocamera. Alla grande. Maledizione. Ah, ok. Caso 004. Jerry. Entra. Raggiunge una sanità migliore del 25%. Pazzia. Fai che un membro del tuo team scappi durante una caccia. Quindi il fantasma mi caccerà prima o poi. Fai che un membro del tuo team avvisti un episodio fantasma. Ah, questa è la sanità mentale. Questo è il piano. Tengo il drive, questo cos'è? Ah, i vari piani, suppongo, ok. Questo cos'è? Un scatola dei circuiti, suppongo che sia un... come cavolo si chiama? Un contatore per accendere e spegnere le luci. Ok, total activity. Cos'è questo? Una chiave? Posso raccoglierla? Ah sì, con la S si raccoglie questo. Mamma mia, Ghostbuster, spostati! Questo è il mio posto? Sì. Beh, qui è tutto bloccato. Strano che la polizia creda a questi eventi paranormali e mi blocchi l'accesso alle altre case. E scusate ragazzi, dei testimoni di Geova stanno rompendo il cazzo. Volete far finta di niente. Oh sì, Ghost Field Meter. Non rileva niente. Ah ok, così si accende e così si spegne. Interessante. Ok, questo è... Ah, ho attivato sta roba. Ok, capito. Con clic destro si accende e con clic destro si spegne. Questo è la torcia. Non è una torcia. Ah, forse è per vedere il fantasma quando è invisibile. Probabilmente. E come si... Con G si droppa, ok. Però raccoglilo. E non si può piazzare un po'. F, E, T. Oh, cacchio, si piazza la roba su sto gioco. Spazio. Con Shift si corre. Ok. Ha corso mezzo vialetto. E ha già il fiatone. Ma che razza di personaggio ho, ragazzi? Mamma mia, un diabetico in sedia a rotelle. Oh, journal. Ah, oh, interessante. Ghost Hunted. Ok, vediamo tutti i tipi di mostri. Phantom, Wright, Spirit, Pottergeist, Banshee. Madonna. Sembrano gli stessi di Demonologist. Vi ripeto, sembrano copie. Evidence. Aha, e così mi esclude tutto. Bellissimo sto concetto, lo adoro infatti. Ultravioletto, Ghost Writing, Freezing Temperatures. Sì, più o meno le stesse. Ghost Orb non so cosa sia. Mi ricordo che ad un certo punto su Demonologist comparivano delle anime e ti volavano in faccia. Quelle erano le Ghost Orb, le dovevi raccogliere tipo come obiettivo secondario. Spirit Box, non so cosa sia la Spirit Box. Ah, potrebbe essere questa la Spirit Box, forse questa. Sì, sembra la Spirit Box. Potrebbe darsi. Se no non mi viene in mente. Niente, proviamo ad entrare, sperando di non farci uccidere, però... Non ho una... Oh! Oddio, forse è troppo buio. Forse è un po' troppo buio. Non mi piace sta cosa che le porte le muova così con la mano, stile amnesia. Fastidiosissima. Rilevo qualcosa. Non c'è un interruttore per la luce. La torcia non ce l'ho, mi sa che la devo raccogliere. Così si vede qualcosa. Oh sì, così si vede qualcosa alla fine, eh. Male, però si vede qualcosa. Oh, interruttore. Oh. Signor fantasma, si mostri. Cioè, più o meno. Preferirei di no, però... È il mio lavoro. Mi guadagno da vivere così, da libero professionista. Un altro interruttore, mi piace. Sto guardando... Madonna. Si vede solo la mia mano. Bellissimo. Bellissimo. Vabbè, è ancora in early access, quindi c'è un po' da lavorarci su, eh. Questa cos'è? Una cucina? Interruttori. Ok, sì. Interruttori. Oh, cosa sei tu? Una bestia. Mamma mia, quanto sei brutto, Frank. Sei la cosa più spaventosa. Bonjour, mademoiselle. Oh. C'è nessuno? Ah, forse in inglese. Oddio mio! Stupida tenda! My friend, are you here with us?
Are you evil? Are you friendly? What's your name? Go fuck yourself. Quella mi sembrava una reazione. Stavo per dirgli go fuck yourself. Non l'ha presa proprio bene. Oso! Fuori, fuori, via! Ah! Che è successo? Sono saltate tutte le luci. Via, via, via. Oh, no, 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 no. Mi sa che sei incazzato. Hai imprecato un po' troppo. Si è arrabbiato alla grande. Oddio. Ah, i brividi. Allora, una cosa che avrei dovuto fare. Questa non sembra aver reagito. Oh, mamma mia. La mia sanità è ancora al 97%. Però ciò non significa che non mi potrebbe attaccare. Diamo la torcia. Ok, con la torcia dovrei vederci. Direi la torcia me la tengo. Questa ancora devo capire come si utilizza. Perché riesco a dropparla e praticamente mi mostra un po' in avanti. Oh mamma mia, sei inquietante sto posto. Buttala così. Non sembra proprio sexy come cosa, però va bene lo stesso. Questo mi aiuta a rilevare le interazioni. E dovrei utilizzarlo più spesso. E vorrei provare la lampada ultravioletti. Fatto sta che probabilmente il maledetto ha... o ha spento tutti gli interruttori o ha staccato la corrente dalla piccola scatola che abbiamo visto, no? E devo ancora capirlo. Però non ci sono queste prove? No, non ci sono. Freezing temperature. Suppongo che si vedano con un termometro, però teoricamente potrebbe anche esserci l'alito... oh, da stile... come si dice? Stile Friskies. Pubblicità della Friskies. Frisk. Ho sentito dei passi. Mon ami! Come in tutta pelle! Ha detto che... e questa tazza è qui. Qui ci sono state le maggior numero di interazioni, quindi suppongo che sia qui in cantina. Sia lì in cucina. Per ora non vedo niente. Questo? Sembra di sì. Ok. Ah, ma che cacchio? Non mi stai accendendo indietro gli interruttori? Ah, sono io! Mamma mia, mi sono cacato addosso! Amico mio, ti dà fastidio se rido di tanto in tanto? Mi farei la cresta se rido? Fatti vedere, maledetto! Show yourself, my friend! Oddio, i quadri sono volati via. Oh, mamma mia! Ma stai distruggendo tutto, amico mio! Questo non si... oh, freezing temperatures! Ah, ah, avete visto l'alitino? Abbiamo la freezing temperatures, ragazzi! Mon ami, ma chérie! Fatti vedere! A bello de mamma! Cosa abbiamo? Ah, aspetta! Forse con questo riesco a vedere le tracce. Lui ha interagito con... oh, cos'è? Un osso! Un piede! Amico mio! Ah! Wey! Tutto a posto? Ti vedo un po' nervoso. Non vedo nessuna interazione. Come si... ma sono più veloce da covacciato? Va bene lo stesso. Come si raccoglie? Oh, mamma mia, mi sta perseguitando, vero? Ok. Questo... oh, si raccoglie anche l'osso. Ti sei arrabbiato se ho preso l'osso, amico mio? Bowl of greens. Sì, sono più veloce se mi accovaccio, incredibile. va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Bowl of greens. E con questo che ci faccio? Me lo mangio? Non ho visto impronte con gli ultravioletti. Magari ci metto un po' di più a comparire. Però freezing temperature ce l'abbiamo. Questo come si usa? Ui, oh mamma mia, stupido scaffale. Sembrava un fantasma che guardava da fuori. Amico mio, ma che cavolo è sta roba? È incredibile, oh. Mi spaventa tutto in sto gioco. Allora, no, journal, abbiamo. Ah, devo ancora vedere writing. Abbiamo questo? No, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Spirit box, non ne sono convinto, però teoricamente mi mostra qualcosa. Dots projector, non ho visto niente. Ultravioletto, lo escluderei, in quanto non ho visto niente sui vari quadri che sono caduti, interruttori, bla bla. IMF, lo escluderei, in quanto abbiamo rilevato più cose, ma come cavolo si dice? Più interazioni. Mamma mia! È incredibile! Piantala! Oh! Vedete che c'è qualcosa? No, no, vedete? Che ci sono tipo delle cosette bianche. Sono quelle le ghost orbs. Sono sicuro. Fuori. Abbiamo la seconda prova. Vediamo se ci basta. Seconda prova. Sta sticchi che...
seconda prova è... Ghost Orb. Alla grande. E adesso, Spirit Box sono pronto ad escluderlo. Devo ancora provare questa robetta qua. Probabilmente quando inizia a cacciarmi mi dà l'MF4 o l'MF5. Sono 93% di sanità. Dust is not good. Ma devo ancora provare. Direi che dovrei provare questo. Mamma mia, sto stupido scaffale mi sta facendo cacare addosso. Ho solo due oggetti, raga. Ah, dicevo il libretto. Dove l'ho messo? È finito. Ah, eccolo qua. Prendi sta roba. Ma ho raccolto anche un osso. Cosa mi serve? È la domanda più importante. In ogni caso, entriamo là dentro e vediamo se il nostro ragazzo ha intenzione di farci un bel disegnino o mandarci a quel paese. Non lo so, una delle due potrebbe andare. Monami. Ah, monami. Ti lascio questo, vedi di scrivere qualcosina. Oh mamma mia, se mi fa paura sta cosa. Io nel frattempo vado in un posto più tranquillo, Oh, 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 oh! Mi ha fatto venire i brividi sta roba. Che è stato? Che è stato? Chi va là? Ha spento... Maledetto, ha spento di nuovo le luci! Suino! Te l'ha giocata di nuovo in cantina. Cos'è quello schifo di quadro? Chi è che terrebbe un quadro così ignobile in casa? Oh, mamma mia. Oh, 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 hey, hey. Ho visto qualcosa. Ho rilevato qualcosa. Era un livello 1. Era un livello 1, Frank. Francisco Franco. Bello di mamma. Oh, cacchio, allora. Oddio, la porta è stata aperta. Chissà se con gli ultravioletti vedo le impronte. Quella potrebbe essere la prova definitiva, ma l'ultravioletto l'ho lasciato un po' via. Ma cambiano stanze, mi sa. Può darsi che cambino stanze, ragazzi. Ok. Ti nascondi qui, maledetto? Probabile. Vado in cantina, Cerca di non acchiapparmi. Non capisci cosa voglio dire. Ok. Questo lo potrei lasciare così, sai? Non vedo più la freezing temperature. Quindi suppongo che... Oh, mamma mia! Ma posso spaventarmi per le tende? Ok, vedo le freezing temperatures. E questa è la sua stanza, mi sa. Non ha interagito con i disegnini. Per ora. Perlomeno. Posso? Accendere le luci? Sì, spegno tutte le luci, sto maledetto. Ah, cosa? Ah, no! Hai capito? Hai capito cosa ha fatto il maledetto? Ha spento tutti gli interruttori la prima volta e ora mi ha spento questo giù. Ragazzo mio, sta a posto qui? Oh, porcaccia la miseria. Io ho paura. Perché ho dovuto scegliere chiappa fantasmi? Non potevo, non so, fare studi umani, sociologia umana, roba del genere. Ha rilevato qualcosa? Oh oh. Dove? Dove? Perché ha rilevato? La porta socchiusa? Oh mamma mia. Vediamo. La porta socchiusa, è vero. Non vedo niente, non vedo tracce ultravioletti, quindi suppongo che ultravioletti sia da escludere. Corri! Con la velocità di un bradipo accasciato! Ok, niente ultravioletti. Possiamo escluderlo. Però, cos'altro abbiamo? La mia sanità com'è messa? Mamma mia, si sta arrabbiando, sta facendo sempre più fastidi. Sempre più capricci sto fantasmino. In ogni caso, giornalino, ultravioletto è da escludere. Dots, non ho visto niente. Questo lo escluderei. Anche se ho sentito qualcosa prima. Ghostwriting, non mi sembra che abbia interagito con il libretto, lo escluderei. Quindi può darsi che sia un Yurei. Eh sì, può darsi che sia un Yurei. Io me la butto. Per me è un Yurei. Che dite? E mo? Che devo fare? Ah! Ho assistito a un ghost event alla grande. Anche se me lo son perso. Ah, è stata la luce rossa. Ho capito, ho capito. L'unica cosa che adesso mi verrebbe in mente, sapete qual è? Ho visto delle reazioni con l'MF, quindi non è da escludere. Se ci sono, vedete che mi toglie tutto il resto. Però non è logico. Perché se ci sono le interazioni con l'MF, le altre due si escludono, vedete? Perché ho visto il Ghost Orb 100% con la videocamera, ho visto Freezing Temperature, quindi non può essere un livello 5. L'ultimo, l'ultravioletti è da escludere 100%. Ghostwriting anche credo sia da escludere, in quanto ho lasciato abbastanza il libretto nella sua stanzetta maledetta e non ha fatto niente.
Direi che l'unica cosa che devo testare è il Dots Projector, però non ho visto niente col Dots Projector. Sicuramente è Yurei, sono pronto a buttarmi. Però adesso, gli altri obiettivi che ho... raggiungere una sanità del 25%, questo sarà un lavorone. Niente sanità del 25%, ho solo la torcia con me, alla grande. Però dovrei provare con la torcetta quella lì verde, vediamo come funziona. Scappa da un fantasma durante un ghost event. Durante? A hunt. Una hunt. Quindi una catch non l'ho ancora avuto. Finora non se l'ha ancora presa con me il maledetto. Però dovrei provare. A spirito boxo. Dite che si arrabbia. Ehi, c'è nessuno? Is anybody here? How are you doing, my friend? Are you... Io la chiamo interazione questa. Io la chiamo interazione, non so voi, ma io la chiamo interazione questa. Oh mio Dio. How are you doing, my friend? Vieni qua sotto che te lo spiego. Ma anche no. Quindi io la chiamo interazione con la Spirit Box, ragazzi. Niente Dots Projector, è un Onryo. Allora sì, è un Onryo. Vedete che cambia? Qual è la differenza? Ghosts. Signor Onryo. My friend Onryo. È che non ho il crocifisso. Spegnere una fiamma può causare un Onryo di attaccarti. Quando è minacciato il fantasma... Come è minacciato? Che vuol dire minacciato? In che modo lo potrei minacciare un fantasma? Spiegami. Oh madonna. Però ci sono ancora delle stanze che non ho, sulle quali non ho indagato. Ma mi chiedo se le interazioni arrivino attraverso la Spirit Box oppure arrivino tipo lui mi parli. Perché potrebbe darsi che sia solo una semplice reazione quella. Potrebbe anche darsi che... No, aspettate un attimo. Potrebbe anche darsi che non sia stato una prova quella lì. Dammi un attimo. Ghost Orb ce l'abbiamo. Spirit Box è ancora da vedere. Quindi ogni Ray o un Onryo. Abbiamo il 50 e 50, ragazzi. Do anything. Oh, wow, ok. Thank you very much, I'm out of here. My job here is done, my friend. Dov'è? Sento camminare sempre vicino a me, sto maledetto. Amico mio. Oh, porcaccia la miseria. Oh, porcaccia la miseria. Ti arrabbi se dico porcaccia la miseria? A mignotta tua madre. Li capisci, gli accenti? A figlio da troia. Fatti sotto, amico. Credi che abbia paura di te? Può darsi, ma non abbastanza da scappare. Abro. Oh madonna, se ho paura di sto posto. Oh madonna, se ho paura di sto posto. Questa è un'interazione. Sei uno Yurei, maledetto. Qual è la potenza dello Yurei? Yurei. Forza. Hanno grandi effetti sulla sanità delle persone. Alla grande. La mia effettivamente se ne sta un po' andando puttane. Ok. Smudging Yurei. Place of death. Smudging. Incenso tipo. Sì, è tipo mettere l'incenso. Nel posto di morte la intrappolerà momentaneamente, riducendo il suo viaggiare tra le mappe. Ok. Io non lo so, lui ad un certo punto mi farà la cresta, ne sono sicuro. Io non voglio andarmene a casa morto su una bara. Io vorrei andarmene... No. Live. Oh, dove mi hai messo il mio cosetto? Aspetta un attimo, perché se lo vedo è meglio, eh. Se lo vedo è meglio. Oh, madonna mia. Solo che ho paura che mi caccerà prima o poi. Sono 84% di sanità, non so a quanta sanità mentale mi caccerà il mio amico. Amico mio. Amico mio. Oh madonna mia. Un posto è peggio dell'altro, raga. Oh porcaccia miseria, non ti sbattere così. Ai! Ti dà fastidio se dico porcaccia la miseria? Probabilmente no. In quanto sai, tu non dovresti difendere, teoricamente. Vedete? Questo è lui. Ah no, forse è il mio alito freddo che... Ah sì, è il mio alito freddo. Ok, non c'è un Dots Interaction. Come non detto. Se lo butto così? Si vede qualcosa?
cosa è stato sul piatto, sul piatto. Non vedo niente. Oh, maledizione, se me la sto facendo addosso. Coso? Guarda qua. Anch'io interagisco con te. Ti piace muovere la roba di vetro, eh? Anch'io mi diverto. Oh! Oh, l'ha presa personalmente quella roba, eh? L'ha presa personalmente. L'ha presa proprio sul personale, si è arrabbiato. Voleva proprio dimostrarmi chi è che ce l'ha più grosso. Tu ce l'hai più grosso di me. Oh mamma mia, so paura. Stupido orologio, no, basta. Io mi tiro fuori da questo lavoro. Per me non è un Dots Interaction. Ricambio per l'ennesima volta e stavolta rimango della mia teoria che sia una Spirit Box. Niente Dots Projector. Quello era il mio alito. Vediamo se è un Onryo, se ho capito tutto. Così se ne va a casa, ragazzi. Bye bye Mariuolo maledetto. Io me ne torno a casa vivo, non importa se ho sbagliato. Intanto un obiettivo su tre l'ho completato. Col cacchio che me ne resto a farmi uccidere da te, suino. Era un Revenant! Dove? Cosa? $50! Ah, sono salito di livello. Cosa? Era un Revenant, è impossibile! Foto? Ah, posso fare le foto per avere più punti. Come Revenant? What? Allora, avevamo Revenant. Vediamo che Revenant che cosa ha da dirmi. Revenant. Dai Revenant. Maledetto. Nascondersi dal Revenant lo farà muovere più lentamente. Un Revenant si muove velocemente quando caccia. Questo mi avrebbe preso. Ghost Orb. C'era un Ghost Writing. Ma dove? Ma dove? È vero, non ho cercato... Oddio, sono stato stupido. Non ho guardato il mio diario, l'avevo lasciato a terra e poi era scomparso. Maledizione! Ho viaggiato per un chilometro. Totale sanità mentale persa 18%. Fotografie? Ah no, vorrei una fotocamera, però non c'era. Chiavi trovate, chiave porta d'ingresso. Ah, ecco cosa serve la chiave. Non sarei potuto entrare senza. Ok, facciamoli seri. Di seri. Allora, sapete cosa? Mi chiedo se le attività paranormali abbiano luogo anche se io non sono dentro la casa. Quindi l'idea sarebbe... Punto 1. Ascemo! Vai a cacare! Punto 1. Apriamo la porta per dare inizio a tutto l'inferno che ci aspetta. Io ho paura. Sì, è il mio alito quello che vedevo, non era un Dots Projector, ok. Dobbiamo cercare la stanza della sua attività, molto semplice. Very easy. Mucho easy. Dov'è la luce già? Era qua. Very easy. Easy peasy lemon squeezy. Prendiamo tutte le luci per farlo arrabbiare. Che credo che... Questa stanza l'ho mai esplorata. Oddio, questo bagno mi fa paura. Come non detto. Spegni tutto, chiudi tutto. Apri, chiudi. Sei qua? Sei qua? Lo di mamma? Sei qua? Are you here? Ah no, italiano. Sei amichevole? Tutto a posto? Come butta? Chiedere a un fantasma come brutta. Quanto sei brutta? Sei qui? Sei qui? Come ti chiami? Hai sentito la musica? Eri tu a suonare il pianoforte? Sei amichevole? Mamma mia, mi è arrivato un messaggio. Ma vai, ma porca miseria, mi è arrivato un messaggio sul telefono vibrandomi. Ah, me lo sono fatto addosso. Ah. Qui? Come ti chiami? Che vento tira? Hai visto che nevica? Oh, un osso! A bello di mamma, io ti lascio la radio qua, tu nel frattempo mandami tutti i messaggi che vuoi, io prendo l'osso, prendo anche questo. Ball of Greens. Oh, perché vibri? Come ti chiami? Sei qui? Mamma mia.
Sento scricchiolare ovunque. Oh! Mon ami. Ma chérie. Tu te trouves ici? Tu te trouves. Pardonnez-moi. Je n'ai pas français. Since a lot of time. Fanculo. Mamma mia, la velocità di corsa di un demente. Ok, vediamo. Prove. Le cose più importanti, prima di tutto. Questo non mi sembra aver visto niente. Questo mi servirebbe. Ok. Veduma, veduma. Che è stato sto rumore? Ah, sono io che ho corso sulla piattaforma. Aspetta, ma forse posso fare una cosa. Mi sembrava nella stanza per i bambini la cosa. A bestia. A bestia. O bestia. Oh bestia. Pipu pipu. Pipu pipu. Poppi poppi. Ti rilevo. Poi ti trovo. Poi parliamo. Della tua ricetta preferita. Oh oh, il mio Geiger si è mosso leggermente. Sei dietro di me? E che mi stai seguendo tutto il... Ah! 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 Basta! Era solo per farmi caccare addosso. Ultravioletti. Ultravioletti, mi ha chiuso la porta in faccia. Ultravioletti. Ultravioletti, voi vedete? Mi sa che ho parlato un po' troppo. Sei un po' arrabbiato. Oh, sono ancora vivo. Alla faccia tua, maledetto. Ah! Cosa? Sei pazzo? L'hai visto? Comunque era un livello 3, nonostante l'interazione forte non era un livello 5. Quindi direi... Oh mamma mia, mi ha consumato la sanità mentale che è una meraviglia. Oh Gesù, come faccio a capire... Ah, aspetta, mi serve questa. Ah, non c'era ultravioletto. Io escluderei ultravioletto, ma è un po' presto, eh. Oddio. Il mio respiro era forte. Oh, ok, temperatura da congelamento, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Abbiamo la temperatura da congelamento, fratello mio. Grazie, grazie per la prova numero uno. Ma perché siete tutti così freddi? Non riuscite a fare una battuta divertente. L'interazione che mi ha fatto, non lo so, credo sia nella stanza del figlio. Sei un figo di bottana. Sei un figo di bottana. Parlo quanto voglio da fuori, tanto non puoi far niente. Maledetto. Ma devo guardare nella stanza del bambino. Ma mi sa che adesso lo faccio arrabbiare se entro, eh. In quanto l'ho dato, sai com'è, l'ho dato del figlio di puttana da fuori dalla finestra, mi avrà sentito, suppongo. Che amico mio, ascolta, ti lascio questo, tu scrivi, se vuoi. Oh mamma mia, cos'è stato? Sento qualcosa aprirsi. No, 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 ascolta. Ascolta, bello di mamma, io nel frattempo posso guardare da fuori se c'è qualcosa. Gesù, perché non posso permettermi un crocifisso? Perché? Perché non posso permettermi un crocifisso, maledizione? Perché hai richiuso la telecamera? Sono 87% di sanità mentale. Maledizione. Sì, sì, sì. Avete visto? E sulla videocamera a destra si è mossa un'animella, quindi abbiamo anche questa. Abbiamo sfera di luce. Ok. Quindi di nuovo uno di questi maledetti. È la maledizione. È la maledizione, ami. Quale di questi è inutile? Vediamo, se escludo questo, mi esclude tutto. Ok. Se escludo questo... Ah, vabbè, con tre prove mi compare. Se escludo questo, non cambia niente. Quindi sicuramente l'MF non può esserci perché abbiamo queste due. Ottimo. Puntatore DOTS, se lo escludo... Ok, mi serve perché potrebbe escludere ogni U-Ray. Disegnino. Anche prima avevo queste due cose. E non c'era Revenant! Ah no, c'è. Oh cazzo. Sono proprio tonto, sono. Sono proprio tonto, c'ha ragione, amico mio. C'ha ragione. Ma qual è la sua stanza? Credo sia questa. Se abbiamo visto le sfere di luce qui. Qui. Ha scritto qualcosa. Sei amichevole? Dove sei? Come ti chiami? A bella bro!
Mamma mia, è saltata la luce. No, io sono troppo fifone per sti giochi, ragazzi. Sono troppo per me. Non mi sembra che ci siano interazioni, perché comunque... Luce rossa è che la risposta arriva. Luce bianca non c'era. Prova. 1, 2, 3. Hola. Cos'è stata quella porta che si è chiusa? Pensavo si fosse chiusa quella d'ingresso, sennò... Avrei pianto. Avrei pianto. Oh Gesù, sono troppo fifone, raga, per sti giochi. Oh. Non sembra reagire col libro spiritico, più che altro. Libro spiritico, un taccuino da 4 soldi, libro spiritico. Libro spiritico. Oi! Dove sei? Come butta? Sei qui? Come ti chiami? Tutto bene nel tuo quartiere? Oh, ecco cosa ho sentito prima. Ok, questo è inutile, come non detto. Non ha reagito finora, non reagirà dopo, basta. Per me è da escludere. Adesso vediamo questo. Non ce la faccio a stare più di 2 secondi là dentro. Sono troppo fifone. Ma perché ci sono le interazioni, no? E quindi non vedendolo... Oddio, 81% di sanità. Questo mi sta mangiando proprio. Trova gli eventi paranormali con un lettore MF. Raggiunge la sanità mentale del va a cacare per cento. Ok, la temperatura è sotto zero. È un dato di fatto. Però Spirit Box non c'è. Quindi abbiamo escluso l'Onrio. Puntatore Dots non l'abbiamo visto. Quindi adesso o reagisce con il libro spiritico o reagisce con l'ultravioletto. L'ultravioletto, aspetta. Dov'è l'ultravioletto? Dove l'ho lasciato? Ehi, non posso prendere una di queste bibbie? Non lo so, penso mi aiutino un po'. E com'è? Ho bisogno di una figura divina in questa caccia ai fantasmi, non credi? Dove l'ho lasciato? Mamma mia. Problemi di luce in questo gioco. Come ti chiami? Ti piace la musica giapponese? Cazzo, ne so. Ok, niente Spirit Box. Ha acceso la radio. No, troppa paura, no, troppa paura, ok? Niente ultravioletto. Aspetta, sulla radio. No, ho spento tutte le luci. Oh, basta. Io mi tiro fuori. C'era l'ultravioletto. 100%. Ha spento tutte le luci. C'era l'ultravioletto e un Hantu. Basta. Adios, mon ami. Basta. Io vado a casa. 72% di sanità. 69. Di sanità. Oh, Dio mio. Dimmi che è un Hantu, dai. Dimmi che ho fatto bene il mio lavoro. Rendimi felice. Cosa? Com'è possibile? Com'è possibile che fosse un mare? Un mare di cose? Di stronzate? Libro spiritico. Non ha fatto niente sul libro spiritico! Non ha fatto niente! Bugiardo! Sei un mentiroso! Libro spiritico. C'era la temperatura da congelamento! Su via, dai, raga, c'era l'alitino, c'era. Mi prendi per il culo? Non era una prova. Quindi, se non ci fosse stato, sarebbe stato un mare. Un mare di merda. Stai scherzando? Ma come ti permetti di prendermi in giro in questo modo? Cosa ha il mare? Punti deboli. Accendere le luci intorno al mare diminuisce la probabilità che attacchi. Il mare ha bisogno di una maggiore probabilità di attaccare nel buio. Me ne sono accorto, sai? La fonte di tutti gli incubi che lo rendono un po' più potente al buio. Ok, Mare sarebbe Nightmare, insomma. Un mare di merda. Nightmare. Maledetto, mi ha fregato. Di nuovo. Com'è possibile? Cioè, io l'ho vista la temperatura sotto zero. E me l'ho escluso perché c'era l'alito, non sono mica scemo. A meno che la mappa non fosse buggata e fosse rilevato esterno quella stanza per qualche motivo. Non ha senso quello che ho visto. Io mi basavo tutto su quello. E la Spirit Box non l'ho vista l'interazione, non ho visto la luce bianca di cui stavamo parlando. E ho parlato con un cretino tutto il tempo. Non lo so, raga, non lo so, raga. Vabbè, dai, ci abbiamo provato. Fatemi sapere nei commenti, ragazzi, con qualche commento, che cosa dovrei fare in più, qualche segreto di voi professionisti. Vi ringrazio per aver guardato fin qui. Mi auguro di vedervi nel prossimo video di Phasmophobia. Non dimenticate che siete migliori e vi auguro tutto il più bene del mondo. Bella bella.